Quando cerchi un dentista, una delle cose più importanti che vai a guardare qual è? Ovviamente è il costo. Capisco benissimo che la parte economica è una delle cose a cui fare più preoccupazione quando ci si affida al dentista, perché appunto può costare anche molto denaro e va fatto inserire in tutto che quella è la tua vita, quindi tutte le tue esigenze di tempo e di budget. Innanzitutto mi presento, sono il dottor Simone Astori di Microdent e quello che una delle nostre specialità è l'odontoiatria sostenibile. Cosa vuol dire odontoiatria sostenibile? Vuol dire creare dei piani di lavoro, delle terapie calibrate esattamente sulle tue esigenze di tempo e di budget, ma con un fine molto importante, che è quello di darti sempre la massima qualità possibile. Grazie, ad esempio, noi utilizziamo il microscopio in tutte le terapie per la massima precisione, utilizzo dei laser, e andiamo a preservare al massimo uno dei beni più importanti, che sono i tuoi denti naturali. Quindi non lesiniamo niente sulla qualità e su terapie che devono essere molto durature, perché se una terapia fatta bene dura tanto tempo e non ti dà fastidi, ma riusciamo a farle rientrare nelle tue esigenze, appunto, anche economiche. Probabilmente una delle cose che hai guardato è affidarti a dei centri chiamati low cost, ce ne sono tanti, oppure magari andare all'estero. Sicuramente può essere una delle scelte e possono dare, sono molti pazienti sicuramente soddisfatti, però volevo giusto attenzionarti su due o tre cose da valutare, cioè capire se effettivamente il costo è l'unica tua variabile di scelta, perché sì, magari puoi andare a spendere meno, però molte volte, esperienza purtroppo che vedo di tanti pazienti che poi vengono alla mia attenzione, non è tutto così roseo come sembra, perché dietro un basso costo a volte si nascondono delle politiche per ottenere questi prezzi bassi, che a volte sono incomprimibili, quindi come può essere magari affidarsi a colleghi non proprio di grande esperienza, dentisti non proprio di super esperienza, o usare materiali un pochino diversi da quelli, diciamo, di prima linea. Ma soprattutto quello che ci tengo è che molte volte vengono sacrificati dei denti o fatte terapie o non necessarie, oppure terapie che appunto vanno a creare un danno biologico alla tua bocca. Molti denti che magari si possono recuperare, si possono salvare, vengono estratti per sostituiti poi con delle viti che magari dopo qualche tempo danno problemi. E questa è una delle cose veramente che ci tengo, a capire veramente se a volte il gioco vale la candela. Magari per te è corretto e ti vuoi togliere il pensiero togliendo tutti i denti e magari mettere degli impianti, mentre le persone che si affidano al nostro centro quello che cercano proprio è la preservazione massima dei loro denti, che sono dei beni più importanti, anche perché i lavori, anche se fatti in maniera perfetta, in maniera eccessa, hanno una durata che va dai 10-15 anni al massimo. Per questo motivo, se inizi a fare terapie molto invasive, così invasive come un'estrazione globale, sicuramente avrai incontro a problemi. Mentre se lavoriamo con preservazione, terapie meno invasive, riusciamo a gestire al meglio tutto il tuo lavoro. Per questo motivo ti invito quantomeno a pensare a queste cose. Poi magari vai a fare una visita, vai a fare un controllo, ma però ti invito anche a valutare magari un'altra campana, giusto solo per capire. Non tanto il costo, perché poi dal dentista non è che compri un telefono e del telefono lo vai a comprare dove costa meno. Una, quello che è una banale otturazione, cioè otturazione, così soprattutto come ci sono dei piani di cura, cioè una riabilitazione di una bocca può essere fatta in un modo o in un altro, a seconda di tante variabili che vanno conosciute. E il costo è importante, ma non deve essere l'unica motivo di scelta. Inoltre, un'altra cosa che ti invito a attenzionare è che spesso in questi centri viene fatta pagare tutto il piano di cura in maniera anticipata, con finanziamenti o altro, e purtroppo vedi ogni tanto cosa è accaduto, qualche centro chiude, è successo un grosso scandalo quest'estate, che lascia a piedi pazienti con cure già pagate, o magari poi ci sono delle variazioni o un cambio di filosofia, bisogna sempre andare a litigare con queste con i titolari di questo centro. Per tutti questi motivi spero che tu faccia la scelta più corretta per sotto della tua bocca, che tu scelga di affidarti a questo centro oppure a valutare un'altra campana, e se vuoi anche la nostra opinione siamo a tua disposizione. Ciao, e se vorrai ci vediamo in studio.